tutti! Oggi sono qua per mostrarvi e parlarvi dei libri che tengo sul mio tavolino in salotto, il cosiddetto coffee table. Nella zona del soggiorno un tavolino bello grande in cui in realtà ci sta tantissima roba e mi piace tenere in esposizione, diciamo, alcuni libri che non sono i classici romanzi o libri di racconti, poesie o fumetti, ma sono dei libri che mi piace sfogliare ogni tanto. Magari perché sono delle ricette o hanno un format simile a quello della rivista. Sono quelli che io chiamo libri da consultazione, che mi ispirano particolarmente già solo a guardarli in realtà, perché anche esteticamente fanno la loro figura sul tavolino, ma anche il contenuto che portano è altrettanto valido, almeno secondo me. Uno dei libri storici del mio coffee table, che è qua da quando mi sono trasferita, è Symmetry Breakfast. Questo ricettario è di Michael Zee, spero di pronunciarlo bene, io lo seguo su Instagram, molto probabilmente anche qualcuno di voi seguirà Symmetry Breakfast su Instagram perché ha uno stile inconfondibile, prepara infatti principalmente colazioni in maniera perfettamente simmetrica per sé e il suo compagno. In genere questi piatti sono sempre delle ciotole, dei piatti accompagnati anche da una bevanda, un contorno. Visivamente è uno spettacolo. Questo libro è edito dalla Penguin, non ricordo bene il prezzo, ma lo troverete linkato qua sotto in descrizione, e ce l'ho dal giorno zero, da quando è uscito, perché io e mia sorella appunto seguiamo molto Symmetry Breakfast su Instagram. Questo libro è un vero e proprio ricettario, vi faccio vedere magari qualche immagine, vedete, questo è lo stile inconfondibile di Symmetry Breakfast e da questa parte abbiamo la ricetta, gli ingredienti e la procedura. Se non sbaglio, il libro è diviso in sezioni dedicate ad esempio alle colazioni tradizionali europee, quelle americane, quelle asiatiche e così via, e ogni tanto ci sono anche degli approfondimenti. Ecco qua qualche altra delizia, a me piace davvero tanto, ho provato ancora poche ricette di questo libro, ma mi piace proprio sfogliarlo per prendere ispirazione, non tanto per la disposizione del piatto quanto per gli abbinamenti e il modo che ha di cucinare. Io ad esempio ho preso ispirazione da lui per quanto riguarda i French toast, perché nella sua ricetta utilizzava i cornflakes che danno quella croccantezza in più al piatto che secondo me mancava, e quindi l'ho aggiunta alla mia personale ricetta. È un libro quindi che mi piace molto sfogliare per prendere ispirazione, non soltanto visivamente come vi dicevo, ma proprio per le ricette. Ci sono tanti spunti interessanti, non strettamente per la colazione ma anche per merenda. A me piace tantissimo cucinare la merenda ad esempio, ma ci sono anche dei pasti salati perché, come sapete, in alcune culture e tradizioni la colazione è salata invece che dolce. In alcuni casi ci sono anche dei mix di salato e dolce molto molto interessanti. Ad esempio il mio compagno piace quasi di più la colazione salata, quindi ogni tanto quando abbiamo la possibilità di cucinare insieme per colazione provo qualche abbinamento di questo genere. E niente, è un libro che fa la sua porca figura non soltanto esteticamente, ma anche se me lo dimentico magari aperto sul tavolo, è un bel vedere, devo dire. E poi è un libro che mi piace appunto sfogliare ogni tanto. Un altro libro che ho da diverso tempo sul mio coffee table è il libro di Higg. Non ricordo bene come sia stato tradotto in italiano, probabilmente la via danese, il metodo danese per la felicità, qualcosa del genere. Io ho la mia copia in ungherese. Questo libro diciamo che svolge una doppia funzione per quanto mi riguarda, perché oltre a ispirarmi tanto per il contenuto che sfoglio ogni tanto, mi è molto d'aiuto anche per allenare la lingua, perché infatti è scritto in ungherese. Per chi non lo sapesse, io ho origini ungheresi, non ho mai però studiato la lingua, quindi mi fa comodo avere qualcosa scritto in ungherese per allenare la lettura, visto che nessuno mi ha mai insegnato. Sono veramente pessima nella lettura, però mi aiuta un po' ad allenarmi, a non perdere, diciamo, contatto con questa lingua, visto che è piuttosto difficile. Io non ho terminato di leggere questo libro proprio perché lo tengo per consultazione e ne leggo un pochettino alla volta, però il concetto generale dietro a questo libro è spiegare appunto che cos'è Higg. Non so pronunciarlo bene, perdonatemi, ma è una parola danese che indica una filosofia, un vero e proprio stile di vita prettamente danese, che porta alla felicità o comunque ad avere uno stile di vita molto tranquillo. A me personalmente affascina tanto perché soprattutto
soprattutto in questo periodo natalizio, durante le feste, quando le giornate si accorciano, c'è sempre meno luce, per molte persone è difficile rimanere motivati o felici per qualche cosa, perché magari si lasciano influenzare dal tempo, ma anche ad esempio dalle feste. Non so se vi è mai capitato di essere magari tristi perché c'è una eccessiva felicità che vi circonda. È un effetto abbastanza comune, soprattutto nel periodo di Natale, e quindi trovo che questo libro sia molto utile per queste persone, ma in generale per chi cerca un modo di vivere in maniera più serena la vita di tutti i giorni. Alcuni elementi tipici di questo stile sono ad esempio l'arredare casa in maniera confortevole, in inglese si direbbe quasi cozy, non so come poterlo tradurre in italiano, comunque mettendo ad esempio delle coperte sul divano, sul letto, i cuscini, le candele, o comunque addobbare casa con le luci calde, preparare delle serate, delle feste diciamo dedicate però a un numero ristretto di persone, se non sbaglio il numero ottimale sarebbe 3. Questo favorisce anche il lato sociale della propria vita privata, e 3 è un numero perfetto sia per le persone introverse che per quelle estroverse. Quindi è diciamo uno stile di vita che si applica a praticamente tutti i tipi di persone. Come vi dicevo, io sono molto all'inizio e a volte non vado nemmeno in ordine del libro, ma mi prendo dei piccoli capitoli a parte per allenare principalmente la lingua. Quando vedo che c'è un paragrafo magari troppo difficile, vado avanti e cerco di trovare qualcosa di più semplice per me. Una lettura devo dire interessante, ci sono diversi video a tema anche qua su YouTube, se girate su Instagram gira tantissimo, perché molte persone sfruttano soprattutto il lato estetico di questa filosofia diciamo, e quindi è facile imbattere magari in questa parola. Stavo pensando di fare un video dedicato al Hygge, come lo applico io nella mia vita di tutti i giorni, soprattutto in questo periodo, che cosa ho fatto in casa, in generale approfondire degli aspetti in cui magari mi rivedo e che vorrei applicare di più nella mia vita. Se vi interessa, quindi fatemelo sapere qua sotto nei commenti. L'ultimo libro del mio coffee table è The Passenger, Giappone. Questo è un magazine edito da Hyperborea che ha un prezzo di 19,50€, dedicato completamente al Giappone. È una sorta di ibrido fra libro, rivista, perché raccoglie tante curiosità e dati su questo paese, ma anche dei reportage letterari, degli articoli e così via, per approfondire l'economia, la politica e la cultura, in questo caso del Giappone, perché infatti The Passenger si occupa anche di altre nazioni, c'è già stata ad esempio l'Islanda e l'Olanda e adesso tocca al Giappone, paese che io adoro, come ben sapete. Dal momento che si tratta di una raccolta di documenti è perfetto per il mio coffee table, per sfogliarlo una volta ogni tanto. Mi piace leggere magari a volte interi articoli, altre volte soffermarmi soltanto sulle immagini o sui dati. Ad esempio all'inizio ci sono delle piccole curiosità, quindi è un libro che si applica perfettamente al mio salotto e all'uso che faccio dei libri sul tavolino. È una lettura che si sta rivelando molto più interessante del previsto. Ho già annotato diverse cose che non conoscevo del Giappone e mi fa molto piacere, perché spesso faccio fatica a trovare delle letture riguardo ad esempio questo paese che sappiano sorprendermi e lasciarmi qualcosa di nuovo. Io non penso di essere esperta di Giappone, anzi ho tantissimo da imparare al riguardo, però spesso i libri, i documenti di questo genere si soffermano sempre sugli stessi aspetti, quindi è difficile cercare di scoprire qualcosa di nuovo. In questa lettura in particolare ho scoperto ad esempio che il Giappone è il paese con la percentuale più bassa al mondo di donne nelle posizioni più alte nelle aziende. È una cosa che mi ha letteralmente scioccata, soprattutto perché del Giappone si parla sempre come di un paese molto sviluppato, molto avanti, molto tecnologico, nonostante sia ancora estremamente legato alle sue radici, alla sua cultura, ma
viene sempre definito come un paese super avanti, mentre per tante cose è anche più indietro di noi. E niente, questa è ad esempio una cosa che mi ha colpita, ma come questa ce ne sono tante altre. Una curiosità magari che non molti di voi sapranno, ma che io ho scoperto guardando un reality giapponese, ovvero Terrace House, è ad esempio che i giapponesi non sono così freddi come sembrano, ma che anzi dimostrare le loro emozioni in certi momenti precisi della loro vita sociale è molto importante, ad esempio il pianto. In Terrace House ci sono delle scene in cui dei ragazzi, che li vedete belli, grandi, grossi, che sembrano veramente inscalfibili, sono super emotivi e in certi momenti in particolare piangono in maniera quasi anche esasperata, come proprio se volessero far vedere che piangono e sono addolorati. Ecco, questa cosa mi aveva colpita tantissimo e ad esempio proprio all'inizio viene spiegato che è quasi un dovere in alcune circostanze dimostrare appunto i propri sentimenti. Quindi ecco, è un buon modo per approfondire un paese così lontano da noi, non soltanto in termini di distanza geografica, ma proprio a livelli culturali. Si affrontano poi delle tematiche che riguardano anche un po' la politica e l'economia, che sono aspetti che ignoro, diciamo, che conosco meno rispetto ad altri, quindi sono molto soddisfatta di questa lettura. A volte mi devo imporre di fermarmi perché non vorrei bruciarmelo subito, vorrei tenermelo ancora un po'. Diciamo che ho già letto circa la metà di questo The Passenger, però come vi dicevo, ogni tanto mi piace anche solo sfogliarlo, ci sono delle belle immagini. So, ve ne faccio vedere magari qualcuna, che possono essere delle foto, delle illustrazioni. Insomma, è un magazine, diciamo, interessante, ma soprattutto utile. Questi erano quindi i libri che tengo sul mio coffee table in salotto. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi avete dei libri che tenete in maniera specifica sul tavolino del vostro salotto per esposizione o per consultare, diciamo, ogni tanto questi libri. E in tal caso fatemi assolutamente sapere qual è il libro per eccellenza che tenete lì da una parte da sfogliare ogni tanto. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!